c'è un albero che è infinitamente più grande degli altri ed è quello di Arca SGR, 100 piedi, che sta in banchina, vi siete messi qua nella banchina dove di solito, qui ormeggia il Vespucci, Furio Benussi, Fast and Furious, qui ci mette il Vespucci di solito. Senti, cosa state facendo? Tu hai la borsa, stai per salire a bordo, state per uscire, che dice l'equipaggio qua? Tutti riuniti al capezzale del Bonpresso. No, siamo ancora work in progress con la barca perché abbiamo appena messa, stiamo raggiungendo, vogliamo raggiungere la messa a punto per la giraglia. È tutta una prova, abbiamo l'albero più alto perché abbiamo allungato 5 metri, capito, quindi siamo tutti da... Ti dico, stiamo provando, quindi ragazzi non qua... si finisce mai, una barca del genere è continuamente... Senti, ma dopo possiamo salire a bordo e fare anche gli interni, spiegare alla gente, portiamo a bordo di Arca SGR anche dentro. Sì, sì, tranquillamente, anche non abbiamo grandi segreti. Bello, quindi... andiamo a vedere un pochino cosa combinano qua. Alessio, tu hai capito qualcosa? Guarda, no, sto cercando di capire, ma vedo che sono tanti interessati, tanti turisti, vedi che ci guardano. Non mi sembrano turisti. No, stiamo cercando... Guarda qua, che ti dà, Rufo? Stiamo cercando, come diceva Furio, la barca è appena uscita da un refitting pesante, vabbè, stiamo cercando di mettere a posto tutto. Allora, diciamo, che cos'è questo? Questa è la drizza del Co-Zero che ora useremo per tensionare questo che si chiama bobstay, che serve a tenere il Bonpresso, diciamo, in stabile durante l'utilizzo del Co-Zero, che è una vela che... Quindi barca verde o vela verde no, ma no. Drizza verde si può fare. Si può fare. Non... Te lo diciamo finita. Te lo diciamo alla fine, esatto. Allora vi state assumendo un rischio. Lorenzo Bressani, vieni tu pure qua. No, veramente, abbiamo visto... D'altra parte dice Furio, la stiamo mettendo a punto. È un continuo, una barca del genere, come fa? È un continuo, non è mai finito. Furio è stato bravo quest'anno, questo inverno, a trovare il budget, perché qua si parla sempre tante idee, ma poi per concretizzarle bisogna avere il budget. È riuscito a trovare il budget, ha preso un Bonpresso molto più lungo e di qualità alta. Sì. Quanto è lungo? È lungo, adesso dirò a naso, ma sarà 5 metri, 5 e mezzo. Abbiamo alzato l'albero di 3 metri, un vecchio albero, un albero spare di Esimit. E abbiamo allungato il bomba di 2 metri, abbiamo messo 1500-2000 kg in siluro, per cui la barca sarà sempre più veloce. E in più, c'è qua il mio amico Alessio, abbiamo l'upgrade. Alessio Razzetto, North Sail. Esatto. Vele nuove. Vele nuove North Sail, che ovviamente è una tecnologia avanzata e quindi abbiamo tante cose da provare. Sicuramente la barca andrà più veloce, ma è sollecitata a maggiori carichi, e quindi da testare. Questo è un buon evento. 5 metri e mezzo, prendi quasi è lungo come un Flying Dutchman. Soltanto il Boma, il Bonpresso è lungo come un Flying Dutchman. No, come un Acra, quella è una roba moderna. Ma pensavo a questo perché effettivamente, d'altra parte, anche sul Nacra c'è sempre da fare, da mettere a punto, da limare, da pulire i foil, no? Sì, non è mai finita, guarda, sembrava tutto finito, è arrivato Daniele, ha detto testiamo la tensione del bobster, è un po' mollo, adesso sta studiando un modo per tirarlo perché vanno più di 1000 kg più o meno su quel... Ma su tu hai detto Nagra, un po' di nostalgia ancora ce l'hai, Nagra, immagino. Sì, molta, ma ho dato un periodo della vita, ho dato lo rifarei. Fate da casa un applauso a Rufo Bressani per quello che ha fatto e che ha dato alla vela anche olimpica italiana. Un pezzetto di medaglia d'oro pure di Ruggero in qualche modo. Dico, con poco vento funzionavo e quindi gli abbiamo dato una bella mano. Senti, chi ci accompagna a bordo a vedere la barca? Il maestro Spangaro. Bravo, ero proprio, non avrei potuto desiderare di meglio il maestro Spangaro. Ma intanto guardate un attimo con le immagini di Eugenio Catalani, la prua e tutta la barca sembra una lama, guardatela, sembra uno scafo, cioè, se li metti due insieme facciamo un catamarano qua, un catamarano di 100 piedi perché è strettissimo. Allora, entriamo dentro Arca SGR, vi portiamo a vedere com'è la barca dentro, come ci si vive. Chi meglio di Stefano Spangaro, un monumento della vela italiana, sì, monumento ai caduti, ci può guidare dentro a Arca SGR? Chiudiamo un attimo il motore, giusto per... Bene, chiudiamo il motore, giustamente, c'è anche il presidente della corte che farà la regata a bordo. Ah, sentite che silenzio, sembra di veleggiare, già si sente il rumore del carbonio. Che... qua. Allora, ci stavamo dando una piccola ricarica alle batterie, visto che non avevamo l'attacco in banchina. Quanti metri quadrati è questo appartamento? Un centinaio, credo. Con tutto che è stretto, poi. Però è lungo.
Bellissimo. Allora, dici un po' i punti salienti di questa barca, dai. Qui ci vedo delle... Qua sotto abbiamo il vano motore, okay, con tutta la parte dell'idraulica che possiamo dare... Non si giusto... può aprire. No, non si, non dice si può dice Furio di non aprire, è pulito, possiamo farlo. Però non è una cosa indifferente, perché c'è motore, attenzione... E, posto, e la parte idraulica in una barca del genere è importantissima. È la vita della barca. Abbiamo qua le parti, diciamo la zona dove è ispezionabile della chiglia per vedere se è ancora attaccata. Chiglia che ricordiamolo è basculante. Basculante, certo. Questa è la parte centrale. Siamo al massimo della tecnologia della vela possibile. I monoscafi, beh, sì, diciamo. Qua che cosa c'è? Tutta sta roba appesa qui, guarda, è pazzesco. Ah, cioè, tutto cose spare, tutto cose i loop, tutto per far barber, per fare una legatura improvvisa, deviazioni per le scotte, tutto i ricambi. Tutti i ricambi. C'ha già tutto in posizione, però a volte su queste barche può succedere l'inconveniente o devi fare un barber volante, eccetera. Sì. Abbiamo tutte le cose già pronte. Andiamo avanti. Abbiamo... Cos'è quello? Questo qui è quello per mettere in tensione, diciamo, le sarte, no? Perché un tornichetto non ce la fa a spingere 40 tonnellate. Quindi questa è un'idraulica, un pistone. Questo invece è questo qua è l'upper checkstay. Mette in funzione una volante alta. E sempre con l'idraulica. E si manovra da dove? Anche dal pozzetto? Dal pozzetto, soprattutto dal pozzetto. È il controllo che c'ha, diciamo, ci sono dei controlli che c'ha il randista. Qui sono le zeppe, chiamate in inglese shim. Cioè anche l'albero di Arca SGR c'ha le zeppe, come una deriva. Come i tacchi a spillo. Qua c'è la toilette, beh, oh, che è abbastanza spaziosa, con la doccia, eccetera, è stato pulito. Era ancora un po' più bello, ma abbiamo alleggerito con i pannelli che c'erano. Sì, quindi sì. L'avete reso più spartano, diciamo. Più spartano. Qua abbiamo tutto... cinture di sicurezza, c'è e l'abbigliamento dell'equipaggio. E l'abbigliamento dell'equipaggio. Cerate, giubbotti, calavele qui a prova. Calavele. Questo invece è il canard. Il canard è la deriva centrale della deriva che va giù. Quando tu tiri su tutto, diciamo, la chiglia, più o meno 40 gradi, hai bisogno di creare ancora resistenza laterale, certo, perché sennò perdi il piano di deriva. E quindi hai bisogno di un canard che è regolabile. Senti, a secondo della sua altezza. Questo passo d'uomo sotto a cui stiamo è quello da dove escono e scendono i Jennaker, tutte le vele, diciamo, di prua. Diciamo sì, utilizziamo le vele un po' più piccole o diciamo quelle che sono messe un po' più strette da qui, o se no si passa da dietro con i ragazzi che portano le vele. E molto è frullone poi. Sì, i frulloni, vedi come queste qua sono tirati fuori da questa apertura. Senti, qua c'è un cartello, se adesso riusciamo, sì, chiediamo i miracoli a Eugenio Catalani, con dei nomi e delle... Che cos'è? È il numero delle celate. È il numero delle celate, sì, per chi... con le taglie, per avere poi un controllo della cosa. Magari uno di notte, giustamente, se sveglia, oddio, qual è la celata mia, fammi cercare. Esatto, adesso completeremo un po' la lista. Senti, poi qui c'è... Qui c'è la zona cucina. Lavandino, questo era un ex frigo, ma non è più frigo perché è il vero frigo, vedete qua, il vero frigo, il pezzo forte della barca, è questo, guardate. Manca soltanto il cartello con i gelati, no? Esatto, il frigo c'è, ma no, capite che di solito gli armatori spendono migliaia di euro per fare un frigo che non funziona mai, esatto, perché si interrompe la pompa, la refrigerazione. Questo abbiamo preso in Spagna, 140 euro, non consuma niente, 220, ha detto ma sai, forse inclinando non funziona, invece funziona una chicca da Spagna. E questo non si muove, guarda quella cintura, qua tac! E voi dovete sapere che sempre quest'uomo qui ha costruito barche, le ha smontate, le ha riparate, le ha Brooksfield, tanto per citarne una l'avventura che avete vissuto. Sì. Andiamo a vedere un po' la poppa e poi vai, ti salutiamo. Andiamo. Quindi vedi che abbiamo il microonde, poi abbiamo la macchinetta, non so se può fare pubblicità, ma dico dei Ili, perché certo, non ci muoviamo caffè, no? Senza il caffè buono. Senti, quindi guarda un po' a destra della cucina la piastra con i bulloni. Che cosa regge? Pensa che ogni vite di quella costa 150 euro, ogni singolo bullone di questo qua. Cosa regge quello lì? La sartia? Sì, tutto l'albero.
Questo qua è sono le alte e le basse attaccate insieme, sono due piastre attaccate insieme. Questa è una, tutta la struttura in carbonio, è strutturata molto bene, l'abbiamo fatta controllare più volte e hanno detto è una bomba. E anche questa parte qua è legata, perché anche questa scassa qua fa tutto parte della struttura dove gira albero, chili e sarti, tutta una monoscocca. Un po' come hanno fatto adesso le Formula 1, no? Andiamo a vedere dove vive poi un po' l'equipaggio. L'80% lo vive fuori. Buongiorno Roberto, abbiamo un altro armatore futuristico. E questa abbiamo, guarda, abbiamo messo nella zona batterie, anche qui abbiamo, pensa che abbiamo delle batterie che possono essere controllate a distanza. Ci chiamano da Amsterdam, ci dicono guardate che la batteria è forse sotto, siamo online con i computer e ci danno un monitoraggio. Queste sono due batterie da 24 volt reali e sono 400 e passa ampere. Bellissimo. A poppa che succede? Cioè, qua c'è invece la zona, diciamo, software, questa è la PLC, questo è il sistema di navigazione. Tutto fatto, sì, tutto fa. Questo qua dice Furio fatto. Da lontano, questo l'abbiamo fatto tutto con le nostre mani. Guarda che è fantastico, cioè è una forma di artigianato industriale, non so come definirlo. No, da maestri d'ascia di una volta siamo diventati maestri del composito e dell'elettronica a Trieste. Abbiamo trasformato la nostra tradizione, abbiamo portato avanti. Tutto quello che vedi, tutto questo è tutto sagomato a mano. Bravi Furio. Questa bravi. È la parte della stazione di navigazione. Anche progettato. Cioè. Il tavolo di carteggio. Il tavolo del navigatore. Del navigatore, sì. Facciamo, dammi spazio. Senti, stanno facendo la prova audio dal comitato. Avanti per Arca, ti copio molto bene, cambio. Perfetto, grazie, grazie. Abbiamo visto come funziona il navigatore, la radio. Siamo adesso presi siamo in internet perché anche la regata è diventata molto digitale, hanno fatto anche il briefing tutto in internet, per cui i comunicati e via dicendo, tutto attraverso un po' il sito web. In mare avete un satellitare per il collegamento, per il traffico dati? Ma non lo usiamo ancora, non si serve. Sì, con le informazioni che abbiamo adesso in tempo corrente, navighiamo a 20 miglia, 30 della costa. Quindi prendono i telefonini? Sì, ma diciamo partiamo con le informazioni che abbiamo e poi a metà ci ribecchiamo in Corsica. Abbiamo due o tre step in cui possiamo scaricare dei dati, adesso non ci servono. Una diciamo un internet costante, certo, giusto. Questa cosa qua cos'è? Questa sono è bellissima. Del timone, delle ruote fuori. Vedi, questi sono i frenelli. I rinforzi sotto delle due colonne delle ruote. Non sono i rinforzi, sono proprio la continuazione. Cioè, le colonne vengono messe in posizione da sopra e poi tutte, come vedi, infazzolettate, tutte saldate in carbonio e sono attaccate al fondo della barca in modo da dare anche sostegno al pozzetto che è bello lungo. Quindi una, diciamo, delle paratie qua, anche il tavolo di carteggio, vedi che non è banale, tutto è sempre collegato. Tutto collegato. Senti, ma tutti questi cavi che vediamo, no? Che passano questi qui. Questi sono i cavi dei winch, perché abbiamo un sistema misto noi, idraulico e elettrico, in modo da non stare mai scoperti, no? Perché purtroppo con l'idraulica è successo qualche volta che si è mosso qualche manifold o qualche perdita d'olio, eccetera. Ecco perché servono le batterie poi. Esatto, allora con le batterie abbiamo 5 winch elettrici e 3 grossi invece idraulici più la chiglia che è naturalmente idraulica. Poi proseguiamo, finisce ormai, finita la barca. In realtà finisce la parte solo che tu puoi vedere, perché poi in realtà ci sono altri 10 metri là dietro. Aspetta che vengo da là, aspetta un attimo, aspetta, vengo da là, perché sennò così non riesco a dargli il microfono. Diciamo, questa è la parte degli interni che finisce. Esatto, questa è la parte, diciamo, perché poi vedi quello sterigio lì, ci entri e lì sotto ci sono tutti i rinforzi del carrello randa, eccetera, tutta ancora una parte strutturale, sono altri 10 metri di lì barca. Lì si entra da minatori proprio. Cioè. Esatto, con la lampadina, con il canarino avanti che... Qua ci sono due ventilatori perché quando l'equipaggio dorme in questa zona a poppa... Sì, attacchiamo un po' di refresco. E qui c'è il grande movimento del timone. Del timone, vedi, tutto manuale. Però guarda che dimensione che hanno questi frenelli qua, alzano la barca.
Di che tessuto sono queste fibre? Spectra, cioè, Dyneema, ecco, viene chiamato. Potrebbero alzare la barca? Sì, sì, solo che le metti così grossi perciò che non si strecciano ed è, boh, è sicuro, cioè, questo qua... Guarda, tiene, per quello che serve tiene solo una treccia di questa, ti basta, per lo sforzo che fa, ma è proprio sopradimensionato per dormire sonni tranquilli. Bellissimo. E ce n'hai due, vedi che sono incrociati, che se si rompe uno puoi manovrare dall'altra parte, non è che spacchi il timone, perché è successo qualche volta, che spacchi un frenello magari da parte e se sei con un altro tipo di coppia non riesci, ti salta tutto il sistema, invece da noi... O uno o l'altro è sempre. E poi abbiamo la barra d'emergenza. Bellissimo. Un'eccellenza italiana questa barca, possiamo dire, sì. Perché avete fatto un lavoro veramente straordinario. Nasce australiana, sì, nasce Wild Thing. Sì, e poi modificata in italiano. Più volte. Molto, molto, molto bene. Bravi. Adesso al timone, la finiamo qui. Avete visto com'è dentro, i segreti. Ci sono delle cose incredibili in questa barca. Una storia, una vicenda... di un'eccellenza italiana, come l'abbiamo definita, perché veramente è così. Poi ci sono anche tante storie, lo sapete, siamo stati alla presentazione della stagione. Io qua praticamente vedo 100 piedi davanti a me, vedo un albero che più o meno ha la stessa dimensione, vedo dei winch pazzeschi. È una barca bellissima, ve l'abbiamo voluta far vedere e voi seguitela, ma seguite anche Sailly, che è la casa della vela.